Ciao a tutti ragazzi, scusate il ritardo, ma ci sono anche questa sera. Dunque, benvenuti al TG Notte. Oramai stiamo facendo, mi rendo conto, solo questo, solo il TG Notte, perché le mie giornate sono veramente all'insegna della preparazione di questa mega giornata finale della selezione 2024. Tra l'altro qua vedete tre bei mezzi pronti per scendere in pista e vi invito, guardando bene la foto, a trovare l'intruso. Chi è l'intruso in questa foto? Vi dico solo una cosa, si chiama Pilotino. Vediamo che cosa mi scrivete nei commenti. Allora, ci ho messo un po' a uscire con la puntata, ho avuto la mia classica giornata di cui ormai è inutile che vi parli più, sapete benissimo di che cosa sto parlando, però ci tenevo a fare una puntata degna di questo nome e proprio per questo motivo, oltre alle news giornaliere che vi do, anche qualche accenno a un team a caso, parleremo di nuovo di tecnica di guida, anche perché è arrivato un video da un pilota che si sta allenando tantissimo per questa finale, degno di nota. Degno di nota sia il video che il pilota, ve ne parlerò in questa puntata, quindi mi ha dato lo spunto per fare questa puntata sulla tecnica, o per meglio dire, per parlare in questa puntata di tecnica di guida. Bene, adesso vi faccio vedere la copertina del video di ieri, sono contentissimo che abbiate sposato la causa in merito alla questione di Michael, anzi del nostro amatissimo Michael Schumacher. Vi invito a guardare la puntata se non l'avete ancora vista. E adesso, oltre a invitarvi a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina, dare un occhio pure al nostro secondo canale, lanciamo la sigla del notturno. Sigla! Bene, eccoci qua. Sono curioso di sapere se avete scovato Pilotino qui in questa fotografia. Allora, iniziamo questa puntata rispondendo a delle domande e metto le mani avanti. Mi scuso un attimino perché non sto avendo tempo di correre dietro ai messaggi, però un po' a saltare li leggo. E sono state fatte due domande particolari su un team a caso. La prima domanda riguarda gli aggiornamenti, e qui lascio a voi spazio per, come dire, ogni libera interpretazione, gli aggiornamenti che arriveranno a Austin, ovviamente in casa Ferrari. Questi aggiornamenti, mi avete chiesto, sono passati dalla Galleria del Vento da dopo settembre in poi, perché che cosa è successo i primi di settembre? Sono state fatte delle modifiche molto molto importanti, anzi credo che se non ricordo male sono iniziate a fine agosto delle modifiche, degli aggiornamenti molto importanti alla Galleria del Vento che daranno la possibilità di, come dire, avere una correlazione dati maggiore con ciò che accade in pista, perché appunto c'è l'opportunità di studiare la vettura in condizioni mai fatte prima. Quindi la Galleria del Vento della Ferrari ritorna a essere, dopo credo essere stata superata da quella della McLaren, al top della categoria. Però mi avete chiesto se questi aggiornamenti che andranno ad Austin della Ferrari, certe volte sembra, ci avete presente il televideo a pagina 777, ecco, una cosa del genere. Allora, sono passati dalla galleria aggiornata. Io immagino di no, ragazzi, tutte queste cose qua sono state fatte prima, adesso da quando la galleria è stata rimessa in moto e non c'ha tantissimo tempo, perché siamo solo al 3 di ottobre, quindi non è che sia passato chissà quanto, si sta lavorando alla vettura 2026. Quindi tutta quella roba che noi vedremo
ad Austin, in America, sarà frutto di lavoro fatto prima. Bene, andiamo avanti con un'altra cosa che riguarda un team a caso. Mi avete più volte chiesto se, e me l'avete richiesto in questi giorni, se la causa di Felipe Massa va avanti per quel che riguarda quel mondiale che poteva benissimo vincere, ma che purtroppo non è stato vinto dal pilota brasiliano, pilota che tra l'altro prima dell'incidente, ragazzi, ci ha fatto vedere cose meravigliose al volante e, vi ricordo, è stato compagno di Schumacher senza sfigurare con quest'ultimo. Ebbene sì, la causa va avanti. Ora, queste sono cose lunghe di per sé. In un caso così particolare come quello di Massa saranno cose lunghissime, però va avanti, sarà una roba costosissima, ma io sono sicuro che da qualche parte si arriverà. Poi andiamo ancora avanti. Allora, della galleria del vento abbiamo parlato e parliamo di una cosa, no? Allora, ultimamente la FIA somiglia sempre più al team Red Bull di Formula 1, perché ci sono delle nuove dimissioni importanti, non licenziamenti, non, come dire, fuoriuscite obbligate, ma dimissioni. Allora, a sinistra state vedendo Luke Skipper, che era il direttore delle comunicazioni e degli affari pubblici, un pezzo da 90 che si è dimesso. A destra, invece, Jacob Bangsgård, spero di averlo detto bene, segretario generale per la mobilità automobilistica. Ora, il colmo dei colmi, volete sapere qual è? Vado così a memoria, però il primo che vi ho detto, ovvero, riguardiamolo un attimino, quello di sinistra, appunto, stiamo parlando di Luke Skipper, è entrato in FIA intorno al 20 agosto del 2022. L'altro a maggio del 2023. Sono entrambi tempi molto corti per mansioni così importanti. La gente non va via se proprio non c'è qualcosa di grosso dietro, un disagio, tutto quello che volete. Ebbene, io credo che la gestione di Bin Sulayem lasci molto a desiderare, non solo per quello che vediamo noi dall'esterno, ma anche per quello che sono i rapporti interni tra i vari membri della FIA. Ecco che quindi abbiamo due ulteriori dimissioni molto importanti, perché questi che vi ho detto occupavano dei ruoli non di secondo piano, è come se in un team di Formula 1 fossero ingegneri di prima fascia. Quindi tirate un po' le somme. Bene. Queste le news di oggi, non è che ci sia moltissimo di cui parlare, delle modifiche della FIA, che la FIA ha deciso assieme all'F1 Commission per quel che riguarda il mondiale del 2026, già subito la gara sprint dei rookie che non si farà, eccetera, eccetera. Ne abbiamo parlato nel video di ieri, adesso parliamo di tecnica di guida. E vi invito a guardare ed ascoltare questo video che mi è arrivato, che è? Facciamo due orette fa, da parte di un fortissimo pilota, sia al simulatore che in pista. Si chiama Alfio Spoto Barbagallo, avrà un, come dire, un ruolo importante in questa finalissima di cui vi ho parlato poco fa, si gioca qualcosa di molto importante e si stava allenando. Allora, guardate un attimino che cosa gli è venuto fuori, una meraviglia. Guardiamo assieme e soprattutto ascoltiamo il sound di questo video. Ascoltate perché è molto importante e poi parleremo di tecnica di guida. Ve lo faccio risentire. Avete visto? Grande sovrasterzo, ma soprattutto abbiamo sentito bam 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 telegrafare sull'acceleratore. Quella vettura è una trazione posteriore. Andiamo a guardare un altro video. Guardate il volante. Riguardiamole insieme. Thank you.
Allora, questo è un caso di sovrasterzo. Sovrasterzo è quando la vettura parte dietro, cioè il retrotreno, ovvero le ruote posteriori, vanno verso la tangente della curva. Ovviamente ci sono diversi modi di correggere il sovrasterzo perché cambiano le vetture con le quali succede. Per esempio, dobbiamo fare una distinzione forte tra trazione anteriore e trazione posteriore. Senza andare a fornire troppi input, perché poi magari ci si confonde, parliamo di trazione posteriore, cioè di quello che è successo in questo video, che poi è quello che succede in pista e, mi auguro, mai per strada. Una trazione posteriore arriva in curva, troppa velocità, vettura precisa davanti, parte dietro. Di solito quando si porta tanta velocità comunque la vettura parte dietro. Allora il pilota Alfio Spoto cosa ha fatto? Va innanzitutto con un controsterzo addirittura a fine corsa del volante, però è abilissimo, appena sente che il posteriore riprende tenuta, a ritornare a ruote dritte. Se lo avesse fatto con un attimo di ritardo, avrebbe sì corretto la prima sbandata, ma poi avrebbe innescato una controsbandata e quindi il pendolo, e lì si va a muro. E questo è uno. Ma soprattutto col gas telegrafa. Perché telegrafa? È importante capire questo. Se noi in sovrasterzo togliamo nettamente il gas e lo lasciamo off, quindi alzato, la vettura si carica davanti, già sta perdendo tenuta dietro, in più si carica, diventa più forte davanti, e allora il posteriore parte in maniera definitiva. Se poi io metto giù o continuo a stare giù, già sto perdendo tenuta, le ruote perdono grip, perdono motricità e quindi vanno verso l'esterno ancora più velocemente. La cosa giusta da fare è quella di telegrafare, di dare dei colpetti bam bam bam, esattamente come ha fatto il nostro pilota SN1 Pro, per far sì che non ci sia troppo trasferimento di carico in avanti, ma per perdere velocità, per far riprendere grip alle ruote posteriori senza che queste vadano in eccesso di potenza, cioè ruotino a vuoto, perdendo ancora di più il grip con l'asfalto e andando verso la tangente della curva, l'esterno della curva. Questo ha fatto, e questo bisogna fare con una trazione posteriore, contro sterzo e poi col gas telegrafare, bam bam bam, in modo da riprendere la tenuta con il controsterzo ed evitare che ci sia un, come dire, un trasferimento in avanti dei pesi troppo accentuato. Quindi non si tiene tutto giù, non si toglie tutto il gas, ma si telegrafa col gas su una trazione posteriore. Diverso è il discorso per la trazione anteriore, ma ne parleremo in un altro video, non appena ho un qualcosa di carino come questo da farvi vedere. Bene ragazzi, spero che abbiate apprezzato anche questa puntata, ve lo auguro col cuore. Domani sarà molto difficile che io riesca a fare la puntata, anche perché poi le due giornate saranno molto impegnative. Se riesco vi faccio qualcosa dalla pista, ma ne dubito. Magari anche solo un saluto, perché noi farvi vedere, se c'è tempo, quello che facciamo. Il problema è il tempo, non farvelo vedere. Quindi uno non va mai con la testa alle riprese, perché c'ha tanto lavoro in pista. E quindi in teoria noi non ci vediamo da domani a domenica. E poi ci rivedremo lunedì. Però se salta fuori qualcosa di grosso, io comunque ci sarò. Bene, vi invito a lasciare un commento e un like a questo video. Vi mando un bacio, se sentito bene il rumore, eh? Ci vediamo alla prossima puntata.